Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75 e siamo qui per uno svuota la spesa del Carrefour! Sì, no, dai, come no? Sì! Ragazze belle, buona domenica, sono mezzogiorno e mezzo. Facciamo anche veloce insieme io e Matti a fare sta spesa e ringrazio Dio di avere Matteo perché sennò non so proprio, avrei dovuto farla online, però così va bene, andiamo una volta alla settimana, la domenica, così stiamo anche un po' insieme, non è male. Dai ragazze, il male è sempre costante, non mi molla, non mi abbandona, stanotte è stata una notte orribile, non ho dormito niente, ma andiamo avanti ragazze, passerà. E non me lo ricorderò più, il bello è quello, perché me lo dimenticherò. Ma iniziamo con le cose. Allora, quello che riesco e quello che non riesco a muovere, me lo lascio lì. Infatti, la sabbia la lascio qui, ragazze. Quella che prendo io non c'è mai. Adesso ho preso questa qua della Katsan, quella naturale. Iniziamo con le cose del congelatore, perché le borse me le ha messe qua al Mati, per quello che, vabbè. Almeno ce le ho comode. Allora, la frutta e la verdura, esatto. Allora, sono iniziate le fragole, perché sennò prima erano una cosa che costavano super carissima, adesso queste già costano qualcosina meno. Ho preso una confezione di fragole, una doppia di lamponi mirtilli, doppia lamponi mirtilli, poi ho preso il Ribes, che ci piace, dentro nella Macedonia. Due di arance perché avevo voglia di arance. Sapete quando ti viene quella voglia? Ho preso i due, erano in offerta. Poi l'insalatina per martedì e le banane. Ho preso la confezione, quella solita, così almeno ho fatto anche veloce. E questa la frutta, la verdura. L'acqua la lascio qua anche questa, ragazze. Sono 6 bottiglie di acqua naturale. Iniziamo col congelatore. Allora ho preso due di pesce, il solito che prendo io, quello con le olive, i peperoni, i pomodori e quello invece solo con le patate. Orata e branzino sono. Poi lo yogurt per il mate, ha voluto quello al cocco, allora gliel'ho preso. Tanto sta andando benissimo la dieta. Ieri pesava 81,9. Dunque è proprio bravo. Poi mi sono presa la carne macinata per me per stasera. Due di misto soffritto che lo uso quando facciamo il risotto, metto dentro un'intera confezione insieme al risotto e dei peperoni anche. Ne ho prese due confezioni, poi due confezioni di peperoni perché al mare mi piacciono proprio un sacco. Un minestrone per il mercoledì sera, prendo sempre quello lì della Orogen. Due confezioni di prosciutto perché un giorno, a mezzogiorno, insieme all'insalata abbiamo il prosciutto e poi quando c'è la piadina. Poi le mozzarelline, queste invece me le sono presi per me, i cannelloni di magro per oggi a pranzo, così almeno mangio qualcosa di un po' nutriente. Due di certosino per il lunedì sera che abbiamo il formaggio con le verdure. Poi il taleggio invece che è il martedì con l'insalata. E basta qua. Questo ve lo faccio vedere. Ecco l'altra borsa. Pane. 15 panini. 16. 16 panini sono la quantità per me e Matteo per tutta la settimana di pane. Sono 16 panini praticamente. Poi l'intervallo per me. Perché giustamente mi sono venute anche le mie cose. Sapete che comodo? Non potete immaginarvi. Poi i dischetti perché li abbiamo finiti tra me e Matteo, che sapete che anche a lui io gli faccio tutte le sere, voglio sempre che si pulisce il viso con l'acqua micellare e questo qua. Questo gli ho preso la purificante, opacizza e strucca. Poi le cialde del caffè, ho preso questo qua e poi ne ho preso anche perché mi è venuta voglia di berlo,
Quello lì, espresso macchiato, che lo bevo sempre, la Daniela ce l'ha sempre e quando mi dice sempre fatti il caffè, l'ho bevuto una volta e mi è piaciuto, ho detto ma lo prendo anch'io una volta. Magari per far merenda. Poi per Matteo i cereali per la colazione, questi qua, avena, biologici, super croccanti con dentro il cocco, perché adesso ha la fissa del cocco il ragazzino, gli è venuta la voglia di cocco. Poi 1 litro di latte che ci serve anche per il budino. Quello che bevo io, me lo merito. Non, me lo merito. Ma io e la Fabiana siamo d'accordo adesso che quando sono guarita andiamo a farci un aperitivo, ragazze. Poi peperoncino per il lavattino, delle penne per Matteo che gli servono, le abbiamo tenere. Poi la piadina e basta. Sì, e la piadina per giovedì. Allora, cosa che vi volevo? Volevo dirvi qualcosa, cavoli, adesso mi è passato dalla mente. Vabbè, mi verrà in mente, lo dirò al massimo nel vlog, adesso non mi viene più in mente. Comunque, vabbè, ringrazio sempre tutte le persone che si interessano di come sto, che mi scrivono, che mi chiamano, è veramente un piacere, un piacere. Adesso ho promesso alla Simona che uno di questi giorni facciamo una videochiamata, uno di questi giorni farò la videochiamata. Adesso, stanotte non ho dormito niente, adesso mangio e poi mi metto sul divano e riposo. E se riesco dopo magari faccio una live, vediamo un po'. Quando voi vedrete questo video, se ho fatto la live, mi avrete già vista. E infatti dico, ma che senso ha che lo dici ormai, è troppo tardi. Vabbè ragazze, forza e coraggio, non molliamo, non molliamo, mangiamo e pensiamo a guarire, passerà, e passerà ragazze. Mi sento un leone in gabbia, io non lo smetterò di dire, mi sento un leone in gabbia. E niente ragazze, vi voglio un sacco di bene e come sempre, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, se non siete ancora iscritte, iscrivetevi. No, ho sbagliato, ho saltato un pezzo. Allora, se questo video vi è piaciuto, pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice giù, lo capirò. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina perché i video li metto ogni tanto. Vi voglio bene.